La storia del Museo Diocesano di Milano si perde nel tempo e inizia all'inizio, nel primo ventennio del Novecento, ma si concreta 10 anni fa con l'inaugurazione voluta dal Cardinale Martini. Fra tutte le opere che noi abbiamo, quelle del IV secolo costituiscono un'occasione importantissima per riscoprire brani della storia di Milano quando Milano era capitale e vescovo era Ambrogio. Nel Museo Diocesano di Milano non può non avere importanza una sezione dedicata alla pittura borromaica. In questo caso l'opera che stiamo guardando è La lotta di Giacobbe con l'angelo del Morazzone. È una straordinaria opera che sta a rappresentare veramente gli intenti borromaici che erano rispondenti alle indicazioni che il Concilio di Trento aveva dato, cioè suscitare sentimenti capaci di commuovere e in qualche modo di convertire e di creare un'empatia con l'opera, il visitatore e l'opera. Per il 10° anniversario del museo abbiamo voluto inaugurare una sala dedicata a Lucio Fontana, ad indicare che l'interesse del museo non è soltanto nei confronti dell'arte antica, ma è anche nei confronti dell'arte contemporanea e sempre di più il museo dovrà impegnarsi in questo ambito. Io credo che valga la pena di venire a vedere queste cose che il Museo Diocesano espone e le iniziative che propone. È l'occasione anche per visitare la Cappella Portinari nella Basilica di Sant'Eustorgio con gli affreschi del Foppa. È una delle cose più belle che ci siano a Milano e in tutta Italia.